to bow our head and pray and ask the Holy Spirit to speak to us. Preghiamo adesso e chiediamo allo Spirito Santo di parlarci. Father, take charge of the atmosphere. Padre, let your Holy Spirit speak to us. Spirito Santo, parlaci. We submit to your Spirit. Ci sottomettiamo al tuo Spirito. Teach us your word. Insegnaci la tua parola. And help us to be makers of your word. Aiutaci a rendere la tua parola reale. We will not just do it, but to make it happen. Lo faremo, ma lo praticheremo. We thank you. Ti ringraziamo. We bless you. Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Children of God, this is a very special Sunday because we are reaching you right in your homes. Figli di Dio, oggi è una domenica speciale perché ci stiamo arrivando a casa vostra. And I suppose that you must hold your Bible. If you don't have your Bible, please run and take your Bible because we need to understand that this is the manual that we need to survive by. Suppongo che avete la vostra Bibbia perché questo è il manuale per cui dobbiamo sopravvivere. It is not right for a child of God not to read the Bible or hear what the word of God is saying. Non va bene che un figlio di Dio non senta o legga la parola di Dio. Then it is even much better when you are hearing it and you are doing it and making it happen. Ancora meglio se lo stai praticando e lo stai facendo, lo stai realizzando. The greatest joy in heaven is that God's children will do what He says. La più grande gioia nel cielo è che Dio e i figli di Dio faranno ciò che Dio vuole. So we cannot say we love God when we hear and we don't do what He says. Quindi non possiamo dire di amare Dio se noi sentiamo ciò che dice ma non lo facciamo. And His word for us today is that we should gather together and worship Him. So thank you for coming online. And our word is from 2 Chronicles chapter 20. E quello che rende Dio felice è che quando noi veniamo tutti uniti insieme, quindi grazie a voi che siete online ad ascoltarci. La nostra parola sarà dal secondo libro delle cronache. So I would want you to quickly go to 2 Chronicles chapter 20 and we are going to read from verse 17. Secondo cronache capitolo 20 e leggeremo da versetto 17. And as we are always learning every Sunday, today we are going to learn about the power of bowing down to God Almighty. E visto che stiamo imparando sempre la parola e la potenza di Dio, oggi impareremo sulla potenza e potere del nostro Dio. The power of bowing down to God Almighty. Il potere nell'inginocchiarsi davanti alla presenza di Dio. And the Hebrew word for this is called baraka, which is the doing word of Barak, that is bowed down to God. E la parola ebreo è baraka, che sarebbe inginocchiarsi davanti a Dio. And I read from this wonderful, powerful word of the Lord. Here comes the reading of the Lord in 2 Chronicles 20 from 17. Secondo Cronache 20, versetto 17. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah, so now I will say, O world, O mondo, and the cities thereof, fear not. Non temete. Now be dismayed tomorrow. Go out domani uscite against your enemies. Contro di loro. The Lord will be with you. Il Signore sarà con voi. And Jehoshaphat the king bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshipping him. Amen. Allora Jehoshaphat chinò la faccia a terra, e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si postrarono davanti al Signore e lo adorarono. Amen. So far the scripture. And Jehoshaphat bowed down with all the nation. Bow down. Today we are learning about the power of bowing down. Oggi stiamo imparando il potere nel chinare davanti al Signore. Very often when we do praises in KGMI, we come to a place and you will hear the praise team shouting and saying Barak, Barak, Barak. It means
bow down, give him all the honor. Molto spesso nella nostra KGMI, nella nostra chiesa, senti la squadra dell'adorazione che dice Baraka, che vuol dire chinare davanti a Dio. But we would want to understand the benefit of bowing to God and God alone. Ma vorremmo capire il beneficio nel chinare davanti a Dio e solo il nostro Dio. So I will read on. Quindi leggerò from our book of life, dal nostro libro della vita, and hear ye the word of the Lord. E sentitevi la parola del Signore. In verse 19 and 20, because I read 17 and 18. Now I'm reading 19 and 20. Perché avevo letto 17 when Jehoshaphat bowed down, quando Jehoshaphat si è chinato, and all the people bowed with him. The Bible says, and the Levites of the children of Kohathites, la Bibbia dice che e i Leviti tra i figli di and the children of Kohathites, e tra i figli del Korachiti, they stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice. A gran voce il Signore. Here it says the pastors too praise the Lord. Qui sta dicendo che anche i pastori si sono hanno fatto l'adorazione. So in the presence of God, when it comes Dio, to praising God, quando si tratta nell'adorare il Signore, nel lodare il Signore, there shouldn't be anything special about the pastors and the congregation members. We are all adjured and summoned to praise God in bowing to His Majesty. Non ci deve essere niente di speciale davanti al Signore. Siamo tutti obbligati a chinarsi e lodare il nostro Signore. And he says, do it loudly, loudly. E lo dice di farlo a gran voce. Which means you should not be afraid to praise God. Quindi non devi temere nel lodare il Signore. And we really want to thank God that just a few days ago, our brethren in Napoli brought the music outside and they were playing it loudly and all the houses from the windows were praising God. They couldn't be stopped in praising God. You can be stopped in coming to the city because it's a good order to help the situation going on around the world, but you should praise God in your room. You must praise God. He's worthy to be praised. Amen. Vogliamo ringraziare tutti i fedeli a Napoli dove c'è stato questa bellissima intervento dove tutti si sono usciti per lodare il Signore. Dobbiamo farlo perché il Signore è buono. So the Bible said, even though they had war, they have a situation, they had an enemy in the system, they first of all took their time to praise God, and then they went to bed, and the next day they now stood up, we're singing again to go to war. We need to approach this situation with gratitude of heart. La Bibbia dice che il popolo di Israele, anche se avevano una battaglia davanti a loro, hanno deciso di lodare il Signore. Loro sono anche andati a letto, ma si sono svegliati lo stesso con questa situazione. Dobbiamo lodare il Signore anche se abbiamo di fronte una situazione del genere. So I want to read verse 20 of 2 Chronicles chapter 20. Versetto 20. We are in 2020. Nel secondo libro delle Cronache 20. And so I'm reading 2020 of 2 Chronicles. In il libro delle. This is the secret code. Questo è that il codice will make you overcome. Che ti farà vincere. Do what the Bible says. Fai ciò che la Bibbia dice. The Bible is the word and the sword of God. La Bibbia è la parola e here comes the reading. La parola di Dio. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tekoa. And they went forth. Jehoshaphat stood and said, hear me, church, hear me, nation. Mentre si mettevano in cammino, Jehoshaphat, stando in piedi, disse, ascoltatemi, O Giuda, voi abitanti di Gerusalemme. Believe in the Lord your God, so shall you be established. Credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Then believe in his prophets, the prophets reading the word of God. Poi, do you believe and you will prosper? Poi credete ai suoi profeti, a quelli che vi stanno leggendo la parola di Dio e trionferete. And when he said that, they kept praising God and saying, for his good and his mercies endure forever. E dopo aver tenuto consiglio con tutti,
iniziano a dire, a ringraziare il Signore, celebrando perché la sua bontà dura in eterno. I know somebody may say, how will I praise God? How to praise God is right here. We are taught how to praise God in verse 21 of 2 Chronicles. So qualcuno sta chiedendo come faccio a lodare il Signore, ma a qui ce lo stanno dicendo. You are to say, praise the Lord for his mercies endureth forever. Say that. Say that with dire, me as your worship. Il Signore perché la sua bontà dura in eterno. For the Lord is good and his mercies endure forever. Say that right there. For the Lord is good and his mercies endure forever. This is how to praise the Lord. Amen. You don't complain. Non devi lamentarti. You don't get afraid. Non si lamenta, non. You just say that the Lord is good. Non bisogna avere paura, bisogna solo dire. And you will have what you are saying. È buono. You are not going to say, I'm about to die. Tu non dirai che sto per morire. You are to say the Lord is good and his mercy. That the mercy of God will come right to you. La misericordia del Signore ti arriverà. Those watching from the hospital say the Lord is good and his mercy endure forever. And the Bible says everyone started praising God. La Bibbia dice che tutti quanti hanno iniziato ad adorare il Signore. And they bowed to praise him. E hanno chinato e ginocchiato per Now look at the results. Adesso guardate il risultato. Immediately. Subito. In verse 26. Nel versetto 26. When 25 says the enemies destroyed themselves. Quando il versetto 25 dice che i nemici si sono distrutti l'uno l'altro. And so here comes the reading of the Lord. Ecco a voi la lettura del Signore. In verse 25, I'm reading 25, 26. 2 Chronicles chapter 20. Secondo libro delle cronache 20. 2020. Then I've read the 20. Now we are moving to 25, 26, and 27. Adesso mi adesso mi sto spostando verso 25, 26, 27. But I want you to remember the code we are using is what 20, 20, il nostro anno di realizzazione. Nothing has changed. Niente è cambiato. Just keep trusting God. Continuate ad avere You are going to end the year in a sure protection of Jehovah. L'anno, quest'anno. God will not embarrass you. Dio non ti metterà in imbarazzo. This is the time you have to trust God that He is the healer. Questo è il tempo e il momento di credere che il Signore è il The Bible Redentore. Says because they praise God by saying He's good, His mercy endure forever. Visto che hanno lodato il Signore celebrando dicendo che la sua bontà dura in eterno. He said, and when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them that found of them, they found among them in abundance both riches with the dead bodies, the precious jewels which they stripped off for them. Allora Jehoshaphat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie e fra i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze, di vesti e di oggetti preziosi. The enemies that came against King Jehoshaphat and the nation killed themselves whilst the people were praising God. I nemici che sono venuti contro Jehoshaphat e la nazione si sono uccisi l'uno l'altro. If you praise God, the sickness must disappear in your body. Questa malattia sparirà. And the Bible said because they bowed down to worship. E la Bibbia dice che visto che si sono inchinati per lodare. They ended up bowing down to collect blessings. Si sono finiti nell'inchinarsi a prendere le ricchezze e so le bendizioni. In verse 26. Quindi in versetto 26. Here comes the reading of the Lord. Ecco la lettura della The word of God is speaking to you today. La parola del Signore ti sta parlando oggi. He says, dice, and on the fourth day they assembled themselves in the valley of bow down and collect your blessings. And they were picking their blessings for 3 solid days because they bowed to God. God released blessings from the earth for them. Visto che si sono inchinati nel lodare il Signore li ha benedetti nel valle dove hanno continuato per 3 giorni. A prendere queste benedizioni. And so the name of the place
the apostle, which was supposed to be called the place of Tekaj, now became a name called the place of blessings, which is Baraka or Barak. They bowed and received blessings. Quindi il posto dove una volta fu chiamato Tekao, adesso fu chiamato nella la valle di benedizione per il fatto che loro hanno lodato il Signore. So I read 26 and it says, and they returned every man of Judah and Jerusalem and Jehoshaphat in the forefront of them to go again to Jerusalem with joy, for the Lord had made them to rejoice over their enemies. You will rejoice over the sickness. Amen. Tu gioirai sopra questa malattia. La Bibbia dice in versetto 7, tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme con a capo Jehoshaphat partirono con gioia per tornare a Gerusalemme, perché il Signore li aveva colmati di gioia liberandoli dai loro nemici. We bring you solution right now. Noi ti portiamo soluzione adesso. So the situation going on all around the world. Alla situazione che sta andando in tutto il mondo. Apart from taking the precautions in place. A parte il fatto che noi stiamo prendendo delle precauzioni. As the government has kindly advised all of us to stay indoors and prevent this whole coronavirus going on. The second situation is that you must be in a state of faith and praises unto God. Come il governo ci ha consigliati di non radunarsi nei luoghi pubblici, la seconda cosa che tu devi fare è avere fiducia e il tuo fede deve incrementare nel Signore. And because there is no medication, a particular medication to cure this disease, we will have to shift to the realm of the supernatural, and I want you to know that God is a healer. E visto che non abbiamo ancora una medicina dove la gente deve prendere, noi dobbiamo entrare nel dobbiamo incrementare la nostra fede e credere che il Signore è il nostro guaritore. And if you are online watching me and you do not understand why we celebrate the Passover, it is because Jesus died on Calvary to give us healing. And so this is the time for you to be a true Christian, accepting him into your life. He is spirit, but if you believe in him, you will be healed. Yes. Hallelujah. Quindi questo è il motivo per cui noi celebriamo la risurrezione di Gesù Cristo, perché noi crediamo nel suo sangue che lui ci guarirà da ogni peccato e ogni malattia. I send you healing right now. Io ti mando la guarigione del Signore in questo momento. God is a spirit. Dio è un spirito. And spirit travels like air. E il spirito viaggia come l'aria. And the spirit of the Lord is more powerful than the air of coronavirus. E il spirito di Dio è più potente di quella and I need you virus. To touch your screen and say, I receive healing right now. For the Lord is good. And his mercies endure forever. Hallelujah. We are in the season of the supernatural. Noi siamo nella stagione della supernaturale. And 2 Chronicles 20:20 tells us all to do. Il secondo libro delle cronache ci dice tutto ciò che dobbiamo fare. This is the year 2020. Questo è l'anno 2020. And 2 Chronicles 20:20 says. Cronache 20:20 ci dice. Believe in the Lord your God and he will establish you and you will not die. Credete nel vostro Signore e lui vi stabilirà e non morirete. Don't believe in any other God. Non credere in nessun altro Dio. Don't believe in and bow down to any idol. Non inchinarsi a nessun altro idolo. Don't believe in any saint. Only Jesus can save and heal. Non credere in nessun santo. Solo Gesù Cristo può salvare. He said, and when you believe in his prophet. E dice, e quando voi crederete nei. And we are talking about the prophet that is reading the word of God and saying what God is saying and doing what God is doing. E noi intendiamo i profeti che stanno dichiarando la parola di Dio e stanno praticando ciò che Dio gli ha istruiti di fare. If you want to know a true prophet reads his Bible and he will do what the Bible says. Se voi volete conoscere un vero profeta, lui colui che legge la parola di Dio e fa ciò che la Bibbia gli dice di fare. And so the word is
for you today? E quindi la parola di Dio è per te oggi. Are you believing in God? Stai credendo in Dio? Are you believing in the word from His prophet? Stai credendo nella parola che viene. And what is the word of God saying? E cos'è che la parola di Dio ci sta dicendo? Barak. Amen. Salute God's mighty power. Honor God's mighty power. Onorare la potenza. Don't get agitated and insult God. Don't dare do that. Non agitarti e infine insulti. Especially my fellow Italians. Specialmente I miei cari italiani. Don't curse God. Give Him the praise. Non bestemmiare. Worship the Most High God. Oh, that's the Signore. Don't worship a saint. Worship Jesus Christ, the Son of the Living God. Say that the Lord is good and His mercy will take you through the season. Let me hear you saying God is good. Let me hear you saying His mercies endure forever. The Bible says, so long as they said that, they overcame the enemy. La Bibbia dice che quando hanno sempre perduto questo, hanno trionfato contro i nemici. There is no enemy as great as the enemy of sickness and the enemy of death. Non c'è nessun nemico più grande del nemico che rappresentano la morte e la malattia. Did you say you have enemies as human beings or some friends that are trying to act like enemy? That's not enemy. A true enemy is sickness and a true enemy is death. That is one thing you can hardly fight back. Pensi di avere un nemico umano, una persona che è un tuo nemico, non è quello. Il vero nemico è sempre la malattia o la morte. Questi sono nemici che non puoi combattere. But today you've heard the word of the Lord. Ma oggi hai sentito la parola del Signore. That what you would do to fight this enemy is to bow to the name of questo Jesus. Nemico è di inchinarsi al nome di Gesù Cristo. And right now you can even kneel down in your room and just say, Lord, I thank you for your mercies and endure it forever. E in questo momento puoi anche inchinarti e inginocchiarti nella tua stanza e dire, Dio ti celebro perché la tua bontà dura Say, you shall be as you say, it shall come to pass, you will not die. Say it, for He is good, bow to God. It's now time for everybody to honor the King of Kings and the Lord of Lords. No, you are not honoring Mary, you are not honoring saints, you are honoring Jesus, the man who died for you. Call His name Jesus. He is the healer. He is the one that can heal you from any sickness. For the Lord is God. And His mercy endure forever. Shall we say that together? For the Lord is good and His mercy endure forever. Shall we bow? Shall we barak? Shall we give Him the glory? Right in the valley of bowing down. Right in the valley. When your life is in the valley, bow down to God. When your life is in the valley, bow down to God. When your life is in difficulty, bow down to God. This is our lesson for today. Did you hear me? Any difficulty that comes your way, it is described as a valley. And the Bible said King Jehoshaphat, they bow in the valley, nella valle, to God, a Dio. And the bowing down turned into blessings. So the valley is now called Valley of Baraka. E quindi la valle si chiama la valle delle benedizioni. Which means the blessings Baraka that came by bowing down. Che significa? Le benedizioni che sono venuti quando si sono inchinati. I adjure you to bow down to God. Io vi chiedo di inchinarsi davanti al Signore. I adjure you to give God the honor in your life. Io vi chiedo di dare al Signore l'onore. He has given you life for free. Lui vi ha dato una vita. He has given you oxygen for free. You breathe for free.
liberamente, voi respirate liberamente, tutto and gratis. He will take care of the rest. E lui avrà cura di, del resto. Trust him. Abbi fiducia in lui. Trust him. Abbiate fiducia in believe lui. Him. Credi in lui. Depend on him. Crediate in lui. Honor him. Onorate. When you bow down, quando ti, quando inchinerai, it means you are trusting in him. Vuol dire che stai avendo fiducia. When you bow down to God, quando inchini imagine him on your mind as the only king and the only healer. Immaginandolo come l'unico re e l'unico guaritore nella tua mente. You will not be ill. Tu non sarai mai. I send healing. Io mando to all our brethren in the hospitals. A tutti i nostri fedeli negli ospedali e nelle case. May you be healed. Using one name. Using one name. Usando un solo nome. Not incense or candle. One name. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Use that name. As the name of Jesus. Every day. Coronavirus must back. Amen. That is the name. This is the clue. This is the solution. Use the name Jesus. Try it right now. And you will experience the healing power of Jesus. He's the healer. He's the only solution for our time now. Until the medication of this disease will come. La medicina sarà trovato. Move into the supernatural. Amen. The supernatural. That's why we serve Jesus. E per quello che noi serviamo. Because Signore. He is a spirit. Perché lui è un spirito. John chapter 4 verse 24 says God is a spirit. 24 dice Dio è un you spirito. Don't need to know how it will happen. Believe and call the name and you will be healed. Chiama il nome e tu sarai guarito. And we are going to put our line, the number right on the Facebook. Metteremo il make a phone call for prayer. We are here to pray for you. Listen, we are not dying. We are going nowhere. We are living because we know the name Jesus Christ. Hallelujah. 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 And I want you to remember one thing. If you are a Christian, se tu sei un cristiano, then please remember the story. Allora per favore ricordatevi that when Jesus was born, quando Gesù Cristo fu nato, he was taken and hidden from the enemy Herod in Africa. Lui è stato nascosto dal, dal nemico re Herod. That is a true story. In Egypt, in Africa. Jesus was hidden in Africa against the enemy Herod. Gesù è stato nascosto in Africa contro i nemici quando fu nato. Again, when Jesus ancora quando Gesù was now released from Africa to come back and do the work, the Bible said on the day of Calvary it took a black man to help him to climb the hill of Calvary. La Bibbia dice che quando Gesù una volta cresciuto nel giorno della crocifissione è stato un uomo nero ad aiutarlo ad aiutarlo a prendere la croce verso la, il posto di crocifissione. And so if you are a white man, give the black man some respect because we help Jesus right on the cross. Honor the color. It's not about the color, it's about the power of God. All'uomo di colore. I want to encourage all the people who are fond of looking down on black people that there's something special about our skin. Quelli che guardano male gli uomini colori. And this is the time we want you to know. It's our time to let you know God made both black and white and all the colors. Vogliamo give God the praise. Give God the due respect. L'uomo bianco e l'uomo nero. He did not do anything by mistake. Date al Signore questo rispetto. Do not look down on anybody's color. Non guardare giù a nessuno. This is the time you will be wondering. Questo è il momento che voi. Why are many black people not catching this disease? Stanno prendendo questo. Because God wants the whole world to know nothing is useless when He has created it. Niente. Tutto vale quando lui l'ha creato. And so we the black community we bow to God. Comunità
di colore ci notiamo davanti. And our fellow brethren who are of other colors are also bowing down and they will be healed. Gli altri colori che si stanno inchinando davanti al Signore saranno guariti. And the name of this worship is called Baraka. E il nome di questa adorazione, l'adorazione si bow chiama Baraka. Down to God. Inchinati a Dio. Bow down to God. Inchinati a Dio attraverso Gesù. Your money will fail you. I tuoi soldi ti debiteranno. Even if you have money, you cannot find medicine for this coronavirus. Come on, somebody. If you are rich, your money will fail you. But those who bow to God shall be saved. This is the hour that those who know Jesus should be pompous and praise His holy name. I declare the spirit of Baraka. Io dichiaro il spirito della lodazione. Il spirito di Barak upon your life, sulle vostre vite, which means bow down to God. Che significa loda il Signore. Give God all the praise. Dia al Signore tutta la gloria. Give him all the glory. Dia al Signore tutta la gloria. I bless you. Io ti benedico. For coming online. Per essere venuto online. And understanding. E per aver capito. That the solution for you. La soluzione per te. Is not to curse. Non è quello di. But to bow. To the name of Jesus and to give him praise. We salute the majesty of the Most High God. We lift up his power. We lift up his name. We salute the King of Kings that by his name we shall not die. Join us to call the name Jesus. The Son of the Living God. I bless you in the name of the Father. I bless you in the name of the Son. And I bless you in the name of the Holy Spirit. And all shall say, Amen. 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 Your Monday is blessed. Vostro lunedì, your Tuesday is blessed. Vostro martedì, your Wednesday is blessed. Il vostro mercoledì, your Thursday is blessed. Il vostro giovedì, your Wednesdays, your Fridays are blessed. Your Saturdays are blessed. Il vostro sabato, and on Sunday, e la domenica, bow again and give him the praise. If you are online watching us right now, and you don't know how to be a born again Christian, I want you to say after me, Lord Jesus, I understand that you died for me, che tu sei morto per me just to give me healing, solo per darmi guarigione, and salvation. E la salvezza. I open my mouth. Io apro la mia bocca. And I declare. E io confesso. And decree. E dichiaro. That you are my Lord. E tu sei il mio Signore. I will not bow down. Non mi chinerò. To any other human being. A nessun altro umano. But to you, Jesus Christ. Ma solo a te, Gesù. And God the Father. E Dio. Do not bow down to any saints. Io non mi bow down to Jesus Christ. Ma mi chino a Gesù Cristo. And say, I denounce. Any other religion, but I am now the child of God. Did you? By faith. Attraverso il fede, I believe io credo that Jesus Christ che Gesù Cristo has come in my life. È venuto nella mia and vita. I pray for you e io prego per that voi the Lord will forgive all your sins che il right Signore now vi perdonerà di tutti I vostri peccati, and wash you with the blood that flows e vi purificherà con il sangue di Gesù Cristo. And you are free. You are free. E voi siete you are liberi. Free. E siete you liberi. Are free from the bondage of demons. E voi siete liberi. I address every power of darkness. Fighting your life. Di to be bound in the name of Jesus Christ. Vostra vita. Di essere legati al nome di Gesù Cristo. Because you have accepted Jesus right e now. Che avete accettato Gesù Cristo in questo momento. Your names are written in the book of life. Il vostro nome sono scritti nella vita.
your name are written in the book of life. Los nombres son escritos en el libro. Hallelujah. 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 And from today, e da oggi, you are born again. Voi sarete, voi siete nati. Have you accepted Jesus? Avete accettato Gesù Cristo? Did you mean what you said? Then now you are part of those who will live strong and will not die. This sickness, coronavirus, will not kill you. No. Questo malattia, coronavirus, if you're having the symptoms, call the name of se Jesus. Voi avete sintomi, chiamate il nome. That's di Cristo. Why we celebrate Passover. Per quello che noi celebriamo la Pasqua. In April, next month, we are going to celebrate Passover. In aprile, that is Passover. Noi la the celebration is for healing. Questa celebrazione è per la guarigione. The celebration is to bow down to Jesus. Questa celebrazione è per chinarsi. So that you will be saved. Così sarai salvato. And so today, e quindi oggi, I have declared, ho dichiarato, and decreed, e confessato, by the authority of God upon my life, attraverso l'autorità di Dio sulla mia as vita, the high priest of the most high God, come la, il grande profeta di Dio, I speak healing to you right now. Amen. You are healed. You shall not die. Tu sei guarito. You will live. Tu morirai. And declare vivrai, the work of God. Welcome le opere di Dio to the kingdom. Vi do il benvenuto of God, nel regno di Dio, where we do everything, dove noi facciamo tutto, by faith, attraverso fede, and by confession, e attraverso la confessione, and by believing, e attraverso il that fede, Jesus Christ, Gesù Cristo, alone, da solo, is God, è Dio, that we have to bow down che dobbiamo inchinarci. Don't trust the candles. Non don't devi trust aver fiducia. Trust the name. The name. He resurrected. The name Jesus Christ. He is your healer. Lui he is the Spirit. Lui è il right now. His Spirit is called the Holy Spirit. He will touch you right now. Just believe it. Basta credere. Hallelujah. 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 God bless you. Dio vi benedica. Be healed. Siete guariti. Be healed. Siete guariti. Be healed. Siete guariti. In Jesus' mighty name. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Thank you very much for watching this live broadcasting. For those who are on this page for the first time, I want you to go right now on the main page, follow the page, like the page, so that every single time, every single Sunday, there is a broadcasting, you get a notification. Also, like and share and be a blessing to somebody. Thank you very much. See you soon. Bye.